Ciao amici nottambuli, i film della notte, quelli belli. E ieri notte ho visto Totò con Gino Cervi, Il Coraggio, 1955, bianco e nero, di Domenico Paolella. Totò questa volta è Gennaro Vaccariello, vedovo e padre di numerosi figli. Insomma, uno un po' disgraziato, che tenta il suicidio nel Tevere. Gennaro si butta nel fiume, ma viene salvato dal commendator Aristide Paoloni. Gennaro avrebbe preferito la morte ad una vita difficile, di stenti, e così pretende di essere mantenuto da colui che lo ha salvato. E Vaccariello, assieme alla sua famiglia, si installa in casa di Paoloni e non vuole smuoversi nemmeno a cannonate. Ovviamente Paoloni è abbastanza contrariato dalla situazione e Vaccariello lo ricatta con una serie di articoli del codice penale che non sto a spiegarvi. Inoltre Paoloni è candidato alle prossime elezioni e per non fare brutta figura davanti al suo elettorato si tiene il poveraccio dentro casa. Praticamente Gino Cervi fa l'antipatico, Totò è il furbacchione che si approfitta della situazione. Come immaginavo, sembra quasi scontato dirlo, ma il personaggio che diverte di più è quello di Totò. Anzi, forse non è poi così scontato, perché se ad esempio ci fosse stato Peppino De Filippo al posto di Cervi, anche il personaggio di Paoloni sarebbe stato più interessante. Non voglio togliere nulla a Gino Cervi, ma la coppia perfetta sarà sempre Totò e Peppino. Tra gli altri personaggi del film, i numerosi figli di Vaccariello e poi l'anziano zio Salvatore, interpretato da Ernesto Almirante, ma purtroppo quest'ultimo non offre molte gag comiche. C'è anche la solita storiella d'amore tra il figlio di Vaccariello e la figlia di Paoloni, immancabili in questi film le parentesi con i giovani, per fortuna non sono parentesi troppo lunghe. Ma comunque anche i ragazzi sono molto bravi. Poi anche Paoloni ha una tresca, ha un amante, Susi Esposito, interpretata da Gianna Maria Canale, una furbona che spilla un sacco di soldi al commendatore. Ma ci penserà Vaccariello a tirare un brutto scherzo a Susi in modo da farle pagare gli imbrogli fatti. Vaccariello scoprirà inoltre che il segretario di Paoloni è un doppio giochista e lo truffa negli affari, e anche in questo caso Gennaro aiuterà il commendatore. Questo servirà a far nascere l'amicizia tra Paoloni e Vaccariello. Praticamente, quello che sembrava un approfittatore si rivela un amico. Le persone davvero false sono spesso quelle di cui ci fidiamo di più. Tra le scene cult, la super spaghettata, e adesso cominciamo a ragionare. Quindi un filmetto leggero, ma sinceramente non lo considero uno dei più bei film di Totò. Con lui ho visto di meglio. Comunque, se volete, c'è il DVD. Per questa volta è tutto, ci sentiamo alla prossima. Ciao amici nottambuli!